me somebody. Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. E anche in questa occasione non parliamo di sport. Qualcuno potrà dire finalmente, ma lo sport fa parte della nostra vita, anche di chi non lo pratica non può, non possono sfuggire tanti particolari, soprattutto quando parliamo di sport ad altissimi livelli dove i personaggi sono conosciuti. Ma il personaggio che è parte integrante della nostra TV da questa puntata ed è già stata qua, risponde al nome di Carlotta Franzini. Con la sorella Benedetta. Ciao a tutti. Si è parlato di cartomanzia. Ciao innanzitutto. Ciao, ciao Carlotta. A tutti quanti. Ciao. Carlotta, che è già stata nostra ospite in una puntata precedente assieme alla sorella Benedetta, questa volta anche lei si propone su un percorso che riguarda alcune branche dell'arte che possono andare dalla musica alla letteratura. E al cinema. Anche al cinema. E lì entri in un settore che proprio mi tocca. Meraviglioso. Perché sono un grande appassionato di anch'io. Cinema. Un grande appassionato. Anch'io. Guarda, quando posso la sera un bel film non lo faccio scappare, no? Che fa sempre bene. Allora, Carlotta Franzini, nella puntata numero zero, diciamo, con sì. In cui l'ho presentata, ha parlato di un libro molto particolare. E qualcuno che ha visto la trasmissione ha mosso anche qualche critica su quello che tu hai detto. Specificatamente su che cosa, Carlotta? Allora, ho ricevuto delle critiche su alcune persone che hanno letto questo libro e l'altra volta spiego che comunque ho improvvisato tutto quello che ho detto, quindi posso aver avuto qualche strafalcione magari sulla data in cui è ambientato e l'ho consigliato perché comunque anche tratta delle tematiche che magari sono un pochettino delicate, però assolutamente non lo volevo consigliare per quello ai giovani da leggere. Ma se si tratta solo di droga, perché viene citato anche questo fenomeno, sì. È un fenomeno talmente radicato nella realtà di tutti i giorni, lo vediamo sui giornali, lo vediamo in televisione, allora non dobbiamo dare notizie in televisione, non dobbiamo ascoltare certo. La radio, non dobbiamo leggere i giornali in cui si parla di spaccio di droga, di arresti, certo. Abbiamo l'amico, mio carissimo amico Vittorio Brumotti, che è stato aggredito più volte certo. Con la sua troupe perché sta dando la caccia agli spacciatori di droga, fa parte di una realtà come di tante cose negative sì, che compongono la realtà della nostra vita quotidiana. Il libro in particolare l'abbiamo portato qua, vero? Sì. Il nostro Ilario Lavone è scatenatissimo con il libro, è questo qua. Mitra macchina fotografica. Il libro ve lo mostro, è questo qua. Ecco, diciamo che di che libro si tratta. Allora, il libro si chiama On the Road, in italiano sulla strada, e dello scrittore Jack Kerouac, che ho già citato anche nella scorsa trasmissione. Allora, brevemente qualche informazione su Jack Kerouac, è uno scrittore che è nato nel 1992 in Massachusetts e ha vissuto a pieno gli anni 40 e gli anni 50 di un'America comunque che attraversava un sacco di problemi in quei periodi. Insieme ad altri due grandissimi scrittori di quell'epoca, che erano comunque amici di questo Jack Kerouac, che cito i nomi, sono Allen Ginsberg e William Burroughs, hanno deciso di creare questo movimento chiamato Beat Generation, anche conosciuto poi come la gioventù bruciata americana. Perché in pratica, essendo anche loro... Abbiamo avuto anche grandi interpreti cinematografici, eh? Sì, anche musicali, perché riguarda una generazione bruciata, perché erano comunque giovani che ricercavano nelle droghe, nell'abuso di alcol, un viaggio al di fuori dalla realtà. C'è un grande attore americano che morì per un incidente in macchina, mi sembra. James Dean, che lo ricordo nel film Gigante, che interpretò anche Gioventù Bruciata, fece tre film e di quegli anni lì, comunque anni 50, anni 40, in cui la gioventù iniziava a ribellarsi alla società americana. Fece solo tre film che comunque in quell'epoca imponeva proprio delle cose radicali, come i ragazzi al servizio militare e magari dovevano andare per forza all'università a studiare, dovevano per forza arrivare a un fine, che comunque ancora tuttora molte, cioè, ci abbiamo sempre un vincolo nella società.
questo libro in pratica parla che come questi giovani che reinterpretano appieno la figura dei Beat decidono di ribellarsi a questa società che li incatenava e di fare un viaggio senza meta, senza un vero e proprio scopo materiale. Solo lo scopo principale è quello di trovare il proprio io interiore, vivere senza peli sulla lingua, vivere senza frontiere e di appieno di respirare la libertà. Giovani comunque di 18 anni che avevano ancora tutta la vita davanti e non volevano essere imprigionati in questa società meno noiosa. Libertà 360 gradi. Sì. Possiamo paragonare quel movimento di allora, che era un movimento, con un fenomeno di adesso, che non inquadra un movimento, ma inquadra veramente un fenomeno in cui ogni persona che fa quel viaggio fa un viaggio soprattutto interiore alla ricerca di se stesso. Parlo dei vari cammini di Compostela. Sì, anche sì, è un viaggio di pellegrinaggio che io ho parlato anche con alcune persone che l'hanno fatto, che al fine di questo cammino riescono a trovare questa forza interiore invisibile che magari prima di partire l'avevano accantonata, che alla fine del viaggio esplode e non ti fa più fermare, perché comunque questi ragazzi della Beat Generation, come sono stata anche criticata anche in quello, voglio ribadire che questi ragazzi, non ho detto che viaggiavano solo a piedi, viaggiavano in autostop e comunque molti avevano anche le proprie macchine, macchine scassate, macchine comunque non... viaggiavano con i mezzi che avevano. Viaggiavano comunque con pochi poteri materiali. Poche risorse. E comunque anche lo stesso scrittore era un rappresentante di questa categoria, perché comunque lo stesso Kerouac ha avuto una vita molto travagliata con abusi di alcol, problemi di droghe, però dalla sua penna uscivano delle meravigliose parole. Non è l'unico, perché ci sono grandi scrittori del passato. Io sono anche una gran appassionata, il mio grande amore, l'uomo che avrei voluto amare, lo dico sinceramente, per la sua sensibilità, perché comunque veniva visto solo come un gran ubriacore, Charles Bukowski, grandissimo. Ne paragoniamo un altro invece di qualche anno un po' indietro, un certo Charles Baudelaire, anche lui, certo, anche lui, Non ho avuto ancora il privilegio di leggere niente di Baudelaire, però sicuramente, vabbè, già anche ai tempi, cito altri due scrittori ancora molto più indietro, che sono Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, che loro per trovare l'ispirazione a scrivere occorrevano all'uso del assenzio, che in quell'epoca era il turbo per i poeti dannati. Anche da quel lato lì è stato comunque un modo di ribellione, che loro ricercavano in questo assenzio un'ispirazione. Evidentemente nella loro mente si creava talmente tanta follia che si creava assieme a Oscar Wilde, che sicuramente hanno segnato dei periodi importanti nella letteratura, non solo locale dell'epoca, ma della letteratura mondiale, infatti. Sì. Sono citati ancora oggi, conosciuti ovunque. Torniamo ad On the Road, che è bellissimo parlarne. È una scrittura molto facile, molto comunque scorrevole. Io l'ho letto abbastanza in breve tempo, che comunque può colpire chiunque. Infatti io la consiglio a tutti quanti, a giovani, a persone più grandi, perché comunque è un libro che viene letto per aiutare a viaggiare con la mente. Non bisogna assolutamente soffermarsi sulla droga, sull'alcol e su altre cose. In questo libro Jack Kerouac tratta comunque anche la chiave importante dell'amicizia, perché questi due ragazzi avranno un bellissimo rapporto di amicizia che li porterà a intraprendere questo lungo viaggio che va dall'America al Messico, e avranno un sacco di incontri, di esperienze fuori dal comune. Però va comunque detto che va, almeno parlo personalmente, a me mi ha ispirato proprio questa voglia di viaggiare, questa ribellione che loro hanno verso la società. E io secondo me lo consiglio soprattutto ai giovani, per quello che magari un giovane che si sente magari imprigionato dalla società per magari seguire determinati studi, andare all'università o altri mille esempi, se vuole fare un viaggio che lo faccia, se vuole fare una cosa la deve fare senza assolutamente pudore, senza assolutamente catene.
ribellatevi e fate quello che volete nella vostra vita, e questo libro è un buon alimento per iniziare a darvi qualche spunto, ovviamente di viaggio in maniera molto più normale, non come assolutamente. Bene. Lasciamolo già a quelle vacche, no? Perché è bene che i nostri giovani viaggino con la famiglia, certo, viaggino, ma però viaggino veramente, responsabilità, arricchiscono la loro esperienza con dei viaggi non solo in Italia ma anche all'estero, non solo con i cammini di Compostela ma anche alla conoscenza di altre civiltà per farsi una loro conoscenza interiore, certo, ma che ovviamente studino e si qualificano quanto prima. Ognuno deve seguire quello che vuole, nel senso che se uno vuole, non vuole più studiare, vuole girare il mondo come vuole, che lo faccia senza assolutamente pudori, senza andare contro comunque i giudizi e tutto quanto. Ovviamente sempre farlo con responsabilità, cari amici. E con il rispetto per gli altri. E comunque il rispetto per gli altri, per la famiglia, per le persone che comunque si vogliono bene, assolutamente. Questi ragazzi qua sono usciti da una penna di un grande scrittore che era comunque un folle, perché era un folle, però era veramente bravo a scrivere, e quindi secondo me i suoi libri ancora tutt'oggi sono belli da leggere. Benissimo, allora Carlotta, ci rivedremo a un'altra puntata, e sarà una puntata cosa ci proporrà la prossima volta. Posso dire solo una cosa, comunque ripeto che io non sono assolutamente un'esperta, non sono una scrittrice, una musicista, una professoressa di letteratura e niente, sono solo una grande amante che voglio parlare delle cose che amo e vorrei farle scoprire anche alle persone che magari non le conoscono. Invitarle a conoscere. Carlotta, ci vediamo un'altra puntata, io non so cosa mi porterà, ma sarà una sorpresa per me ma anche per voi che sorpresa. Ci seguite. Grazie ciao. Carlotta Franzini, ci rivediamo alla prossima puntata, e naturalmente sport, e non solo sport, ma la nostra realtà a 360 gradi. Arrivederci. Ciao a tutti quanti, ciao.